Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24. Oggi parliamo di come trovare lavoro a Londra. Immagino che starete cercando tantissime informazioni su internet, come fare il National Insurance Number, dove trovare un alloggio, se effettivamente c'è lavoro a Londra, e magari un poco poco sperate anche che qualcuno vi dica: no, non c'è tanto lavoro a Londra. Non state a sentire quei coglioni che vi dicono che c'è lavoro a Londra. In questo modo voi avrete la scusa per rimanere nella mediocrità più totale, nella speranza che qualcosa cambi. E poi non cambia mai nulla. Quindi ragazzi, rimboccatevi assolutamente le maniche e vediamo un attimo di spiegare un po' come trovare lavoro a Londra. Non c'è niente di più facile, anche perché sinceramente parlando, a Londra 5 passi fai, 5 lavori trovi. E se qualcuno vi dice che non è così, sta dicendo una grande stronzata. E io ne sono la prova evidente. Che tipologia di lavoro si trova prevalentemente a Londra? In genere, soprattutto per una persona che viene senza esperienze lavorative pregresse o che comunque non ha dimestichezza con la lingua, può essere anche un avvocato in Italia, un ingegnere, ma che non parla inglese, ovviamente deve partire dal basso. Ma con tanta tenacia, ma poi su questo ne parleremo successivamente, e con tanta caparbietà, si possono raggiungere livelli molto 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 alti. E in realtà, ragazzi, ve lo dico in una maniera molto spassionata: Londra, essendo una capitale europea, una delle capitali più grandi al mondo, e come vi dicevo in un precedente video, ha raggiunto e ha sorpassato i 9 milioni di abitanti. Potrete immaginare quindi che il sistema capitalistico e il sistema economico viaggia a una velocità inimmaginabile, ragazzi, credetemi. Quindi se siete lenti, se non siete caparbi, se non avete voglia di lavorare, diventate zavorra e quindi rimanete indietro. La gente non si fermerà ai vostri ritmi, non si adatterà a voi, sarete voi ad adattarvi alla società. Ah, il capitalismo. Ad ogni modo, in questo video parleremo di come trovare lavoro a Londra con delle piccole tips, dei piccoli consigli, e vi assicuro, ragazzi, che se mi ascolterete riuscirete a trovare lavoro. Veramente, ho visto delle persone obiettivamente cretine che ci sono riuscite. Non posso immaginare che voi non lo facciate. Io mi ricordo, no, c'è stato un ragazzo, no, più di uno, ma perché io sbaglio su internet, mi metto a cercare, ma giusto per capire effettivamente che cosa succede nella comunità inglese degli italiani che stanno in Inghilterra. Ma vedo di persone che dicono: il mio manager mi ha chiesto di pulire il gabinetto. Io quando lavoravo da prete a mangiare mi dicevano: Antonio, per favore, potresti pulire il bidone della spazzola, indicandomelo. Io mentre loro me lo stavano domandando, io già mi ero mandata la piette palumba dentro e lo stavo pulendo. Perché questo? Perché si tratta semplicemente di esigenza e di priorità. Magari voi che andate in Inghilterra non avete la preoccupazione di un eventuale ritorno. Nel caso mio, così come in tantissimi altri casi ed un sacco di persone che ho conosciuto che stavano nella stessa identica situazione mia, ragazzi, vi assicuro che nel momento in cui avete un lavoro ve lo tenete stretto stretto, e non perché non se ne trovi un altro, assolutamente, quindi non è che mi sto contraddicendo, ma per il fatto che si dà un valore a quello che si ha. Immaginate e cercate di ricordarvi o immedesimatevi un attimo. Magari adesso state in Italia, siete frustrati, avete raggiunto anche un'età nella quale uno vorrebbe avere qualche soddisfazione e un po' di indipendenza economica, e state invece come dei bamboccioni rincoglioniti sul letto o magari vedendo un video su YouTube, magari non di Nocciolino 24, e il che aggrava la situazione. Nocciolino 24 e school, gli altri boh. No, sto scherzando, tutti quanti sono bravi, belli e buoni. Non è vero. Poi venite a Londra, trovate un posto di lavoro, vi passano a tempo indeterminato, avete la busta paga, avete le ferie pagate, avete il dentista pagato, avete tutto, in pratica tutto quello che un lavoratore onesto merita di avere, e poi vi lasciate, non lo so, intimidire dal buttarvi a piette palumbe in amunnez per pulire
un poco di mangiare magari che è rimasto sotto. Guagliù, ma fatevi furbi, anche perché magari sì, è vero, non è la vostra massima aspirazione pulire la monnezza di un ristorante, certo, non lo era nemmeno a me una cosa del genere, infatti ho mandato, non immaginate quante chitamurt al mio ex manager, però l'ho fatto, perché? Perché avevo in mente un piano, e non era quello di distruggere ovviamente il negozio, ma era quello di crescere di livello, di avere un'indipendenza maggiore, di avere una stabilità economica diversa. E poi avevo sempre in mente di fare il lavoratore autonomo, quindi in pratica io lavoravo contemporaneamente da pre da mangiare e poi continuavo a lavorare per Living Long Way, insomma, dicevo, per ogni cosa che mi dicevano magari che dovevo fare che non mi scendeva giù, dicevo ah fanculo, non vedo l'ora di andarmene, poi vabbè, poi non me ne andavo perché poi piano piano sono salito di livello, come sapete, e vabbè, ma questa è un'altra storia. Vanno le ciance, ciancio alle bande, perché già abbiamo parlato di tanto altro e voi state fremendo e mi state bestemmiando contro dicendo ma Roma che palle su noccioline non ci spieghi cosa. Quindi incominciamo dalla regola numero 1 per cercare un lavoro. Una cosa importantissima, la prima in assoluto, è avere un curriculum. Adesso si apre un mondo. Il CV che voi cercate su internet è il curriculum vitae. E si dice vitae. Vi prego, non lo chiamate curriculum vitae, altrimenti vi arriva una valanga di rascata addosso in maniera virtuale da parte mia e da parte di quelle persone che hanno studiato un poco di latino. Io latino non l'ho studiato se non alle medie, ma avevo mio nonno e mia nonna che mi hanno fatto due coglioni così, quindi si chiama curriculum vitae. Mi raccomando, ragazzi, se volete consegnare i vostri curricula, perché curriculum è singolare, curricula è plurale, anche lezioni di latino, ma come è diventato questo nocciolino che si è acculturato? Rosa, 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 no, no, non lo so, vabbè. Quando volete consegnare i vostri curricula in giro per il mondo londinese, vai giù. Mi raccomando, scrivete il vostro curriculum in una maniera corretta. Prima di tutto, un consiglio: all'interno del curriculum non inserite assolutamente, categoricamente, un numero italiano di telefono, perché se mettete il vostro cellulare, non vi chiameranno mai. Ricordo che quando io stavo come MD in Pret-a-Manger venivano ogni giorno centinaia di ragazzi a chiedere lavoro, però buona una ventina di ragazzi venivano ogni giorno con un inglese in genere pessimo e mi dicevano il classico I'm looking for a job. Se erano spagnoli, I'm looking for a job. Però io subito, cioè, vedevo il curriculum, al di là del fatto che per applicare da Pret-a-Manger si doveva andare direttamente al recruitment center, però la curiosità era tanta e se il curriculum era fatto bene magari poteva essere interessante, uno poteva dare qualche consiglio in più, anche perché stando all'interno dell'azienda sapevo quali erano i prerequisiti essenziali per essere assunti. Ma se vedevo già che su un curriculum ci stava un numero che non era inglese, allora già là mi cascavano le palle a terra, dicevo ma guarda chi sto, cioè manco il numero inglese si è fatto. Poi un'altra cosa fondamentale del curriculum è che in Inghilterra, e credo veramente che si debba incominciare anche in Italia a seguire questa linea di pensiero, il curriculum vitae in formato europeo fa cagare, nessuno lo vuole, e chi se ne viene con questo formato europeo sinceramente viene scartato a priori, quindi vi consiglio spassionatamente di non farlo in formato europeo, date sfogo al vostro estro e create un curriculum che valorizzi ovviamente i vostri le vostre caratteristiche o le vostre esperienze pregresse nel settore o magari il vostro iter di studi. Insomma, siate molto scaltri in questa cosa, quindi una cosa fondamentale è il curriculum. Tra l'altro vi consiglio di farlo leggere se l'avete tradotto voi o magari di farlo tradurre a qualcuno che veramente conosca l'inglese, altrimenti fate le figure di cacca. Non è proprio, diciamo, non depone bene un curriculum con degli errori grammaticali o con delle costruzioni lessicali magari errate. Non è detto che una parola
parola che sia esattamente tradotta abbia un senso in un costrutto lessicale. Vabbè, insomma, mo sto parlando un po' da un punto di vista linguistico, essendo laureato in lingue. Quindi, cioè, il mio più spassionato consiglio è quello di fare un curriculum fatto bene, di affidarvi a qualcuno che effettivamente ne conosca e ne capisca della lingua, e di consegnarlo a mano alle persone che gestiscono il business. Mi raccomando, non ve lo dimenticate. Dovete inserire assolutamente un numero inglese. Quindi facilita la scheda inglese che non costa niente, ok? Consiglio numero 2 per trovare lavoro a Londra: internet. E adesso voi mi direte, ma con me non c'ho lì. E noi venimmo a Londra e ci mettiamo in coppa internet? Certamente, perché così deve funzionare. Allora, voi venite a Londra, la mattina vi svegliate presto, scendete presto da casa, andate a farvi il giro di tutta Londra, di tutta la city e di tutta la periferia, consegnando i vostri curriculum, ma arrivata a una certa ora, chi vuol fare questa mezza via? Quindi quando si è fatto magari le 6 del pomeriggio e già è buio pisto, tornatevene a casa. E che cosa fate voi? Andate su internet a cercare lavoro e applicare per delle vacancies che si liberano nelle aziende. Sicuramente, se avete ascoltato il mio consiglio e siete andati in giro per Londra, avrete notato che alcune aziende, soprattutto le catene più grandi, vi diranno che dovrete applicare da internet necessariamente. Questo come per esempio Pizza Hut, Pret a Manger, Caffè Nero e via discorrendo. Quindi voi ve le segnate su un foglietto, quando poi tornate a casa vi connettete ad internet e iniziate ad applicare. In genere sono delle rotture di coglioni assurde. Perché? Perché ovviamente devono fare una prima scrematura delle persone. Qual è la cosa migliore e più facile che fare una scrematura iniziale? Fare un processo di selezione lungo. Quindi le persone che poi a un certo punto si annoiano e lasciano stare, perché veramente magari per fare un'application ci vogliono anche tre quarti d'ora, sì, minimo. E ovviamente chi ha voglia di lavorare si deve scioccare sulla sedia e applicare e cercare di capire. Vi chiederanno, vi faranno delle domande assurde, delle domande ebeti proprio. Voi fate la faccia da culo e scrivete le cose più importanti che secondo voi possono valorizzare il vostro profilo professionale. Molte aziende, per esempio nel settore della ristorazione, e vi parlo di aziende grandi, vi domanderanno per esempio se siete mai stati nella catena in questione a mangiare. Voi per fare i paraculi dovete dire sì, che siete entusiasti della politica aziendale, che vi piace tantissimo il mangiare. E se però dite una cosa del genere, al 99,9% vi chiederanno: ah sì, sei venuto a mangiare da noi, e che cosa ti è piaciuto di più? Cosa avete mangiato da noi? E voi lì sarete sgamati se dite una bugia, quindi vi consiglio di informarvi molto bene. Nel momento in cui poi avete passato la prima selezione, che magari vi contattano, e ovviamente do per implicito che voi all'interno di queste application form diciate che vivete a Londra, che volete vivere per tutta la vostra vita a Londra, che avete già esperienza nel customer service, che amate il buon cibo. Io ovviamente vi parlo di catene nella distribuzione alimentare, perché sono quelle che vanno per la maggiore, soprattutto se non avete delle competenze linguistiche. Poi ovviamente se uno vuole applicare per la Bloomberg o per altre aziende in diverso settore, il discorso è lievemente diverso, ma comunque quello che io vi sto dicendo, vi assicuro, è una regola generale che vi consiglio di seguire sempre. Sempre e comunque dovete far parte della mentalità e dovete guardare nella stessa direzione in cui guarda l'azienda. Quindi siate veramente molto furbi e scaltri. Quando poi dopo sarete selezionati, perché avete detto che volete vivere a Londra, che già vivete a Londra, avrete inserito il vostro indirizzo, avrete inserito il vostro National Insurance Number, dopo che insomma avrete dato tutte le informazioni necessarie per far stare tranquilli quelli del Recruitment Center, che eventualmente poi vi telefoneranno e voi lì vi cagherete sotto, perché se non avete competenza linguistica sentirete veramente per telefono solo bla 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 bla. Quindi il mio consiglio è quello di prendere immediatamente carta e penna
e di dire sempre e di vado a fa furbo, se non capite l'inglese dovete solo ed esclusivamente imparare a memoria una frase che dica ok, ok, va benissimo, gentilmente se mi puoi inviare cortesemente un'email a questo indirizzo, in questo modo io il giorno in cui ci posso venire, perché in questo modo anche se non avete capito niente, però siete stati in grado di fare lo spelling del vostro nome e cognome e della vostra email, quelli comunque vi invieranno un'email di conferma dove vi diranno i dati, per esempio per andare all'ufficio per il colloquio. A me mi è capitato, ma così come a me a tantissime persone, che per esempio chiamavano e dicevano ah, sei stato selezionato, vuoi venire? Dicevo sì, poi ma magari mi facevo dare l'indirizzo e io non capivo niente, mi facevo dare l'indirizzo, sbagliavo l'indirizzo perché ovviamente, ma chi capiva lo spelling? Quindi, furbi! Terzo punto fondamentale, il numero inglese, la scheda inglese. Ragazzi, è importantissimo, come vi dicevo prima, io non prenderei mai nessuno a lavorare se avesse un numero di telefono non inglese, ma non per niente, perché tra tutte le persone che vengono, io sinceramente non ci appizzo la telefonata internazionale, quindi preferisco chiamare qualcuno che abbia almeno il numero inglese, così non faccio sta telefonata oltre manica. No, ma non io, non solo io, cioè è diciamo un pensiero un po' comune questa cosa. Di schede ne trovate ovunque, a partire dagli indianini, i nostri cari amici, fino ad arrivare proprio alle compagnie come O2 oppure la 3, eccetera, eccetera. Non richiedono, addirittura ci sta le bara che non chiede nemmeno i documenti, cioè andate nel supermercato, comprate la scheda, vi costa, se non sbaglio, da 1 alle 5 sterline, poi dipende anche dai piani tariffari e niente, la prendete, non è nemmeno intestata, è facilissimo, quindi veramente è una cosa talmente facile che non può essere non fatta, la dovete fare assolutamente. Un altro punto fondamentale è l'abbigliamento. Adesso immaginatevi voi veramente, si un tutuzuzus venisse da voi a chiedervi un lavoro, glielo dareste mai? Ecco, nemmeno in Inghilterra funziona in questo modo. E voi direte, sì, ma io non è che vado su tutuzuzus, io tengo pure la lente sconvolgente. Non c'entra. In Inghilterra sono estremamente formali su questa cosa. Il mio consiglio è quello di non essere estremamente eleganti, ma non essere nemmeno troppo italiani. Mettiamolo così, anche perché come si riconosce un italiano a Londra? Ha sempre le scarpe nuove, veste molto stylish, ha sempre, anche quando piove e il cielo è nero, ha sempre gli occhiali da sole, è una cosa bruttissima, quindi il mio consiglio è quello di andare vestiti magari con una camicia che esca dal giubbino, ovviamente, perché sennò facite stalattito sotto un naso refrid, e delle scarpe nere. Potete, volendo, mettere sia dei jeans che siano scuri o dei pantaloni neri, e ovviamente dovrete avere comunque un aspetto abbastanza smart. Per esempio, che cosa non è considerato smart in Inghilterra? Cose che non va bene per molte aziende, questa, la barba come ce l'ho io, ragazzi, è stata una battaglia per me, sicuramente avrete visto anche i miei video vecchi, addirittura io ho avuto i baffi a manubrio, un casino, però quando io ho applicato per un'azienda, io mi sono sbarbificato tutto, non avevo nemmeno un filo di barba, manca basetta un altro poco, perché questo viene visto da un punto di vista inglese come poca cura di sé e poca pulizia. Ma lasciamo stare che non capiscono niente questi inglesi, però voi dovete trovare un lavoro, dovete fare in modo che loro vi assumano, quindi dovete in pratica dare il culo in una maniera ovviamente metaforica a chi vi deve assumere. Vi trovate? Cioè si dice a Napoli attacco ciuccia dove ho padrone, dovete fare quello che loro vogliono, quindi il mio consiglio è quello di stare sempre belli sbarbificati e quando ci sta la ricrescita, quei piccoli punti non hai più la fa, cioè il mio consiglio è quello di farvi la barba una volta, almeno una volta ogni 2 giorni, se non si irrita la vostra faccia, fatevela ogni giorno perché così state belli freschi e puliti. Il pizzetto ve lo consiglio di levarlo, cioè dovete stare puliti, raga, è proprio suffissato su questa cosa. Lo so che è un trauma, anche per me lo era, perché io, cioè, da quando ho 16 anni ho sempre avuto il pizzetto, poi dopo a un certo punto la barba, poi i baffi, però nel periodo in cui arrivai a Londra sapendo questa
questa cosa perché avevo letto su The Forum e poi ho comprovato io di persona, mi sbarbificai tutto, un trauma. Poi lasciate stare, poi entrate, passate a tempo indeterminato, magari vi fate amici manager, poi magari crescete di livello e magari poi dovete curare. Io pure quando tenevo magari all'inizio la barba, mi cazziavano, cioè proprio subito mi dicevano che doveva essere tagliata in un determinato modo sotto, su, cioè in pratica era meglio levarsela. Il prezzo da pagare per avere un lavoro facilmente in Inghilterra. Altro consiglio fondamentale: avete due armi a disposizione, utilizzatele, i vostri piedi e la Oyster Card. È una cosa imprescindibile, ragazzi. Voi quando venite a Londra non potete pretendere di stare tutto il tempo a casa applicando solo ed esclusivamente da internet, dovrete fare i calli sotto i piedi, vi bruceranno come nemmeno immaginate, anche perché le distanze solo nella città di Londra sono gigantesche, ma se non camminate e non bussate a 100 milioni di porte nessuno vi chiamerà mai, ma mai, 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 a meno che non abbiate un profilo professionale dettagliato, con tanta esperienza alle spalle, ma comunque è molto difficile, anche perché le persone vogliono vedere faccia a faccia chi si sta candidando per una eventuale vacancy. La Oyster Card, che sarebbe l'abbonamento, e ho fatto già un video sull'argomento, quindi magari tornate ai video precedenti e dateci uno sguardo, dove spiego appunto come conviene prendere la Oyster Card o la Travel Card, eccetera eccetera. Sapete quindi di che cosa sto parlando. La Oyster Card è l'abbonamento che vi permetterà di spostarvi in tutta Londra in totale serenità e tranquillità, da zone commerciali a zone residenziali, e ragazzi, cioè, non avete ovviamente un mezzo, non avete una macchina, non avete un motorino, ragion per cui l'abbonamento è fondamentale, e funziona, cioè questo è il punto, funziona, non è come in Italia. Qui funziona, passa un treno ogni minuto, veramente potete stare tranquilli. Ultimo ma non meno importante consiglio: la tenacia. Ne parlavamo prima, ragazzi, è la cosa più importante che possiate avere. Immaginatevi, ragazzi, che comunque state andando in un paese estero da soli in cerca di lavoro, magari non parlate bene la lingua, quindi buttarsi giù è molto molto facile, ed ecco il motivo per il quale spesso si legge magari su internet di persone che dicono no, non andate a Londra, non ci riuscite, non stanno cercando lavoro, per esempio. E poi invece ci sono le persone che dicono no, andateci perché effettivamente c'è tanto lavoro. Le persone che scrivono che non c'è lavoro sono state tra l'altro vittime di loro stesse. Mi spiego meglio: si sono abbattute, si sono lasciate vincere dalla paura, dallo sconforto. C'è bisogno di tanta, ma tanta, ma tanta tenacia. Voi andate lì in Inghilterra per vincere, per essere dei vincenti, per riuscirci, per costruire un futuro migliore, per guadagnare più soldi, insomma per realizzare i vostri sogni. Non c'è proprio spazio per il fallimento, nell'ipotesi che si fallisca, non deve proprio esistere questa cosa. Quindi rimboccatevi le maniche, siate tenaci, con tanta voglia di lavorare, con tanto tanto desiderio di apprendere, con umiltà, e vi faccio vedere che al 100% magari un ristorante o un'azienda vi dirà di no, altri vi diranno di sì. Chiuso una porta si apre un portone, ragazzi, ci potete realmente riuscire. Così come ho fatto io e così come hanno fatto centinaia di migliaia di ragazzi. Voi non siete da meno, giusto? Altrimenti significa che se pensate che siete come quelle persone che non ci sono riuscite, allora ragazzi non partite assolutamente, non vi conviene, buttate i soldi, sparagnataville, sti sord. Voi andate lì per riuscirci e ci riuscirete. E anche questa volta siamo giunti alla fine del nostro video e della nostra avventura, ma ci vediamo sicuramente nel prossimo. Vi ricordo che in descrizione troverete il link di un articolo dettagliato su tutte le informazioni di cui abbiamo parlato e con degli approfondimenti. Ovviamente se state per venire a Londra vi consiglio spassionatamente di leggere, potete anche commentare sotto all'articolo, cercherò di rispondervi, e non solo io, anche tutta la community. Ragazzi, ci vediamo alla prossima!